Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao, bentornati sul canale, il canale che comunque è arrivato ai suoi 3.000 followers. Un ringraziamento a ognuno di voi, a ognuno di voi, ringrazio a uno, mandatemi i nomi nei commenti così vi dico grazie a tutti quanti. Allora partiamo comunque in quarta, perché oggi dobbiamo parlare di cose importanti e voglio parlare di prestazioni che sono state un pochettino altalenanti, diciamo, questa stagione, però concrete, perché voglio dire, in fin dei conti, come milanisti, siamo tutti quanti negativi. È la realtà, perché bene o male abbiamo questo approccio al negativismo, perché siamo abituati a una squadra che vince e si esprime e fa punteggi. Questo è il problema. Generazionalmente, noi, questo tipo di generazione, perlomeno la mia, quella dopo la mia, sono generazioni che hanno vinto tutto, per cui ovviamente arriviamo adesso che la discordanza tra passato e presente è comunque abissale. Parliamo di due cose completamente diverse. Voglio parlare di un fattore chiave che ci stiamo approcciando ad avere, allora, la Champions League, perché ovviamente abbiamo finalmente garantita garanzia matematica di entrare in Champions League, quindi i nostri primi 30 milioni di Champions stanno entrando adesso, quindi entrano i primi 30 milioni di Champions per il mercato di estivo, quindi 30 milioni della Champions League, una possibile vittoria del campionato o un secondo posto, e comunque lì ci sono altri introiti. Tutto questo per fare cominciare a girare questa macchina. Carnevale, oggi sono contattato, come vi ho ricordato più di una volta, sul discorso Scamacca. Hanno fatto la conversazione oggi e il Milan e l'Inter sono entrambe su Scamacca. Ci sono tanti variabili su questo tipo di trattativa, perché ovviamente se ne fanno pagare a peso d'oro, sono 40 milioni, ma ci sono novità su questo. Ci sono novità perché tempo fa ho riportato la voce, che era una voce all'epoca, dello scambio tra giocatori. C'è purtroppo da essere, non dico negativi su questo, ma un po' delusi onestamente. Perché parliamo di questo scambio che dovrebbe essere teoricamente col Sassuolo. Il Milan ha messo sul piatto 25 milioni e il cartellino di Pobega. Adesso, il ferma tutto, io non fermiamo tutto qui, raga, stop. 25 milioni più Pobega. Vuol dire che Pobega ne vale 15. Ok, ci sta. La valutazione effettivamente è corretta. 15 milioni per Pobega, ci sta, sono giusti. La cosa che vi chiedo però è questa adesso. Con tutta l'onestà del mondo, Pobega non si merita neanche una chance per questo Milan? Cioè, mai, mai. Lo mandiamo a fare le ossa, fa le ossa, fa un decente campionato col Torino di Juric, che comunque ha dato prestazioni comunque non altalenanti, bene o male sempre abbastanza standard, sempre buone. Il Milan neanche lo considera come prossimo giocatore veramente, cioè arriviamo veramente neanche a rifarlo rientrare a venderlo direttamente subito. Io questa cosa non riesco a capire, se posso dire la mia opinione su questo, non lo capisco. Non capisco perché non diamo la possibilità a questo ragazzo. È come la vecchia storia di Auge. Auge arriva, fa 10 partite e poi lo salutiamo. Cioè, io no, non capisco. Scusate, ma non capisco. Perché diamo la chance a Brain Diaz, che bene o male all'inizio stagione potevo dire anche sì, questo ragazzino c'ha un che Diaz. Il problema è la continuità. Cioè, l'abbiamo vista, la continuità non c'è. E non la diamo a Pobega. Cioè, non facciamo una prova con Pobega. Diamogli metà campionato. Se male che vada a gennaio, non è così capace come Pioli pensa, immagino. Lo si manda dove si deve mandare. Però non si può mettere in una trattativa prima di farlo rientrare. Non si può. Per me è una cosa ridicola. Boh, ditemi la vostra. Parliamo di questa cosa qui adesso perché sono proprio curioso di sentire cosa ne pensate voi. Un bel saluto, un abbraccio. Forza Milan. Ciao ragazzi.